È un forziere di metallo. È chiuso a chiave. Cosa sta succedendo? Vito! Cosa stai facendo, idiota senza speranza? Tirati su! Non è necessario che ti metta a strisciare. È solo una proiezione olografica, ragazzo. Cosa pensavi, che fossi un fantasma? Io stavo... stavo solo... Senti, ho avuto una giornata terribile, ok? Mi hai portato dei fiori? Non credevo fosse necessario, sinceramente non mi aspettavo che tu... Non credevi fosse necessario? Sono o non sono morto? In un certo senso direi di sì. Non ricordo di averti visto al mio funerale. E per forza, eri chiuso in una bara. È incredibile quante cose ci siano concesse dalla tecnologia in questi giorni. Senti, io... Suppongo che tu ti stia chiedendo come mai ti trovi qui. È curioso che sia tu a dovermelo spiegare. Il motivo ha a che fare con la tua eredità. Eredità? Non sapevo di possedere un'eredità. Infatti, non la possiederai fino a quando non avrò dimostrato di meritarmela. Cosa significa dimostrare di meritarmela? Stavo per dimenticarmene. Vuoi cominciare ad averne una parte? Della vernice rossa e un foglio di carta? Grazie. Grazie mille, vecchio rimbambito. Un simbolo sbiadito sul pavimento. Attenzione, cittadini! L'ignoranza non è ammessa. Tutti i particolari qui nel Corriere del Metro Prime. Comprate... Non ne sono del tutto sicuro, ma mi sembra proprio il simbolo dei guerrieri della libertà.
Non ci arrivo. A sopra della vernice rossa. Rapporto sullo stato dei tuoi sistemi. Passaggio filtrante verso l'ala sinistra. Salta un avversario, ne salta un altro, crossa verso il centro dell'area. Gol! Hanno segnato all'ultimo minuto dei tempi supplementari. Cosa? Dopotutto è una bella giornata per fare l'amore. Oh! Non ti preoccupare, piccola. Il tempo guarirà le tue ferite. Adesso devo andare a controllare i miei cocomeri. Salve, compagna. Cosa c'è, Feeble? Oh, niente. Mi stavo solamente chiedendo... Hai risolto il tuo problema? Mi sto dando da fare. E allora che cosa diavolo stai facendo qui? Va bene. Non c'è bisogno di scaldarsi tanto. Me ne vado. Edizione straordinaria! 3 traditori eliminati durante una retata! Tutti i... Cittadini del Metro Prime, è il vostro unico e solo Omnibrain che vi parla. La divisione prodotti chimici ha appena finito di... Thank you.
Bene, ragazzo, bene. È vero che un tempo facevi parte dei guerrieri della libertà? Ne sono stato anche il leader per un certo periodo. Incredibile. Guarda qui, Fiddle. Mi chiamo Feeble. Ti spiacerebbe evitare di interrompermi, per favore? Eh? Allora, dov'è rimasto? Guarda qui, Fiddle. Ah, sì. Guarda qui, Fiddle. Perché ti trovi qui? Sono venuto a trovare te. No. Intendo dire perché ti trovi qui. Perché esisti. Ah, non saprei. Veramente non ci ho mai riflettuto a fondo. Ti interessa conoscere l'esatto motivo per cui tu ti trovi qui? Perché? Sei qui perché così ha deciso il destino. Era scritto che un giorno saresti arrivato. Scritto? Dove? Dove si scrivono le cose che devono essere scritte. Non fare domande stupide, ragazzo. Perché sei così tremolante? Tremolante? Di cosa stai parlando? Dove ero rimasto? Era scritto. Ah, sì, me lo ricordo come fosse successo il ciclo scorso. Qualcosa riguardo il tuo arrivo qui. Avrei dovuto consegnarti qualcosa. E mi ricordo un nome. Fiddle o qualcosa di simile. Ti senti bene? Credo che ci sia qualche problema di energia. Cosa era scritto? Non te lo posso rivelare tutto. Quello che sono in grado di dirti è che sei destinato a compiere qualcosa di positivo o di negativo. O ti succederà qualcosa di brutto. Non riesco a ricordare con chiarezza. Ad ogni modo, ho qualcosa per te. Una chiave magnetica e un cacciavite a impulsi sonori. Cosa? Devi scusarmi, ma ho paura che i miei circuiti uditivi si siano arrestati. Non abbiamo molto tempo. Quando ero ancora in vita, ho scoperto un antico segreto. Io ti sto per fornire la possibilità di distruggere la compagnia e di offrire ai cittadini sparsi ovunque una vita libera e felice. I dettagli si trovano su quel pezzo di carta che ti ho appena dato. Carta? Quale carta? Mi stai interrompendo di nuovo? Chiudi la bocca e ascoltami. Non sarà facile, ma se seguirai le mie istruzioni alla lettera, nessun risultato sarà per te irraggiungibile. Non c'è nessun pezzo di carta qui, solamente una chiave e un cacciavite. Probabilmente ti starai chiedendo perché te ne parli solamente adesso. Vedi, il fatto è che sapevo che tu o tuo fratello vi sareste uniti ai guerrieri della libertà, ma io non sapevo quale dei due. Aspetta, ascoltami! Leggi le mie labbra! Qui non c'è nessun pezzo di carta! Sei molto fortunato, giovane Fiddle. A te donerò i mezzi per riportare la pace e la gioia nell'universo, mentre a tuo fratello lascerò solamente una chiave per la discarica galattica e un vecchio cacciavite a impulsi sonori. Perché non me ne va mai bene una? L'eredità di mio nonno. Fantastica! Non riesco a vederne l'utilità. Thank you.
è il cassetto nel quale il professore tiene tutti i suoi oggetti personali. Cosa ne sai? Invece funziona. Sono una fotografia del locale sistema stellare scattata attraverso il telescopio e una monetina souvenir risalente alla battaglia di Lagostria. Salve cittadini, qui è l'Omnibrain che vi parla, come sempre, dall'Omniparadiso, dove il tempo è sempre stupendo e ogni cittadino è felice. Attenzione cittadini, qui è l'Omnibrain che vi parla. Ho notato che alcuni di voi non si confessano con la frequenza necessaria. Coraggio, cittadino! Non c'è bisogno di buttarsi giù da lì! Se ti lanci, ti perderai la terapia per la personalità! E tu non vuoi che questo accada, vero? L'Omnibrain ti può salvare, cittadino! Non prendere decisioni avventate! So che tu nel passato ti sei macchiato di terribili infrazioni, cittadino! Non potrai ottenere il perdono! L'Omnibrain sarà comprensivo se ti costituirai! Come va? Avevi ragione, è lì dentro! Come pensi di tirarlo fuori? Non ne sono sicuro. Probabilmente sta beffando. Ah, io non credo. Quando gli ho parlato sembrava molto determinato. Veramente? È un peccato, perché avevo intenzione di provare a irrompere lì dentro. Troppo rischioso. Nella sua posizione potrebbe fare di tutto. Non ha più niente da perdere. Hai ragione. Potrebbe volerci un po' di tempo, ma la cautela è indubbiamente l'ordine del ciclo. Ehi, questa è una moneta. Deve essere rimasta incastrata lì dentro. Una mappa di questo sistema stellare e una confezione regalo per giovani cittadini. Ah, è incredibile cosa si riesca ad avere in cambio di una moneta di questi cicli.
Propaganda della compagnia per i giovani cittadini. Molly! Dove sei, Molly? Dove sei, Molly? È vuota. Molly! Sì, signore? Portami un po' di Omni caffè, per favore. Subito, signore. Lo voglio molto forte. Sto avendo un pessimo ciclo. Certamente, signore. Così imparerà a farmi risucchiare in un tubo. Che idea interessante. Dove sei, Molly? Vedo che non ci sono stati grossi cambiamenti. Dove sei, Molly? Ho qualcosa per te. Vedi? È consigliato ai cittadini di età inferiore ai 5 periodi. Sembra fatto su misura per te. Molly! Ah, Molly! Era ora! E tu chi sei? Sono... Mandy. Molly è andata a fare uno spuntino. Mandy? Bene, mi hai portato il mio Omni caffè? Eccolo qui, signore. Ah, proprio quello che ci voleva. Perché diavolo continui a fissarmi in nome dell'Omni Brain? Volevo solo sincerarmi di persona che l'Omni caffè fosse di suo gradimento, signore. Veramente? Bene, questa è una qualità che ammiro molto, il perfezionismo. Mi riempie di gioia vedere dei cittadini che hanno profondamente a cuore il proprio compito, anche se si tratta di compiti insignificanti, come preparare un Omni caffè. Ti piacerebbe prendere il posto di Molly e lavorare per me a tempo pieno? Ho notato un certo calo nelle sue prestazioni ultimamente. Ne sarei onorata, signore. Grazie. Eccellente. Allora, benvenuta a bordo. Mi sembra... Cosa diavolo era? Fango miracoloso. Cosa? L'etichetta sostiene che sia in grado di risolvere ogni problema. Smettila. Rovinerai tutto questo splendido e costosissimo tappeto. Buona permanenza a Kingius Alpha. Non è poi male uscire un po' dagli schemi. Spero che essere un guerriero della libertà sia sempre così eccitante. Noi guerrieri della libertà non passiamo il ciclo stando seduti in comode poltrone. È necessaria una tessera pass perché possa funzionare. È un lettore di chiavi magnetiche.
L'eredità di mio nonno. Fantastica! Attenzione cittadini, lavorate duro e continuate a sorridere! Solo così potrete conquistarvi... Devo prima riuscire a trovare il modo di disattivare il campo magnetico. Spero che ne sia valsa la pena. Sarebbe una violazione della direttiva 6439. E chi se ne frega? Adesso dovrebbe funzionare. Sentite un po'. Fa le fuse come un gatto. È ora di andare a prendere a calci qualche fondoschiena. Adesso che so cosa può fare questo giocattolo, posso tornare alla mia missione. Destinazione Metro Prime. A tutta birra. Oltre ogni limite! Che situazione imbarazzante, per non parlare degli inconvenienti che ne derivano. Penso che sarà meglio farla controllare, prima di intraprendere viaggi lunghi.